Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Xegos Moskva, sono un trader indipendente e faccio il trading con la strategia Ichimoku. Oggi per voi un'altra pillola Ichimoku, cioè un pezzo della strategia che potete trovare intera al servizio di Vision Forex. Oggi parleremo di cicli. Avevo il piacere in questi giorni di partecipare a un convegno BTFD.TV, che è stato fatto proprio per tutti gli appassionati di trading. Si sono trovate tutte le persone che fanno il trading molto tecnologico, usando reti neurali, intelligenza artificiale, i programmi all'avanguardia. Perché hanno invitato un vecchio trader Ichimoku che usa ancora i grafici così come sono stati fatti nel 1969. Allora, perché hanno scoperto che tutti questi calcoli incredibili, trading con intelligenza artificiale, riporta sempre allo stesso punto. I cicli, i numeri sono gli stessi, i numeri che trovano loro nei più svariati calcoli sono numeri di Hosoda e parliamo subito, numeri base no, 9 e 26 e poi tutta una serie di numeri che possiamo combinare con questi due numeri base, 17 che altro non è 9 per 2 meno 1. Perché lo spiego durante il corso, 33, 65, 76 e così via. Scopriamo in questo modo che ci sono dei cicli, che ci sono dei numeri molto importanti per fare il trading. E se guardiamo le candele settimanali su un strumento particolare come il DAX tedesco, vediamo, scopriamo all'improvviso che questi numeri si trovano, si ripetono e aumentano la probabilità della esecuzione corretta della nostra analisi. Pensate che quando ho fatto analisi di DAX tedesco, qui dicendo crescerà almeno al primo target NT, ma anche prendendo in considerazione la tempistica, abbiamo del tempo veramente per far crescere questo indice. In questo posto tutti già aspettavano la fine del mondo. Il DAX scende, scende a zero, scende sotto zero come il petrolio l'anno scorso. Invece non è successo. Non è successo perché? Perché l'Ichimoku ha detto diversamente. Ovviamente scherzo. Ichimoku è quello che interpreta il comportamento del prezzo per farci fare dei sensati scenari di come dovrebbe comportarsi il prezzo in futuro. Ed effettivamente, nonostante tutte le voci, lo vedo sulla scena dei trader in Polonia, ma anche in Italia, che aspettano quella discesa molto violenta di DAX, che probabilmente succederà prima o poi, vista la situazione macroeconomica, ma non ancora, non adesso, non prima di toccare i target o non prima di arrivare al tempo giusto quando il prezzo può cambiare la direzione. Lo stesso possiamo trovare su coppia euro contro dollaro americano. Se guardiamo bene euro-dollaro e vediamo di come si è comportato nel tempo questo strumento, anche qui troviamo dei cicli quasi perfetti, invece di 33 giorni, anzi sono perfetti, basta modificare questo indicatore e troviamo subito 33 settimane, non giorni, ma 33 settimane di un movimento tra punto A, B e C, cioè impulso e la correzione. Lo so che per molti questo indicatore può essere un po' esagerato, troppe informazioni, troppe righe, troppo tutto. Non è così. Se conosci bene tutta la strategia e tutto il sistema, sai che tipo di informazioni puoi prendere da questo indicatore. Se scendiamo ovviamente su un time frame inferiore, sul giornaliero, e troviamo un bellissimo movimento tipo taglio là, Kinjuno, taglio primo pezzo dell'Akumu, retesto l'Akumu, vediamo già che ci siamo trovati in una situazione pro-ribassista. Se sarà una situazione pro-ribassista a lungo termine, lo scopriremo alla fine di questa settimana, perché tornando di nuovo alle candele settimanali, e di nuovo possiamo prendere in considerazione il tempo,
cioè cosiddette gambe Kyushu. Perché gambe Kyushu e tempo? Perché se noi prendiamo in considerazione un qualsiasi tipo di pattern delle candele, che sono create da due candele, al massimo tre candele, qui prendiamo in considerazione il tempo molto più lungo, guardiamo molto più indietro per fare i scenari molto più in avanti. Come dicevo, grazie alla teoria dei cicli, ci sono dei trader, come diceva Sasaki nel suo libro, che hanno fatto i scenari per i prossimi 20 anni. Noi non saremo così lungimiranti, non pensiamo ai prossimi 20 anni, ci basta prendere bene ogni strumento settimana per settimana. Allora, ricapitoliamo i cicli di Hosoda come molto elemento molto importante, sono cicli di 9, 17, 26, 9, 26 sono cicli fondamentali, primari, tutto il resto sono cicli che sono solo le sono composti dai cicli basali. Per adesso, come pillole Ichimoku è tutto, spero che è stato chiaro come concetto per quanto riguarda i cicli e per quanto riguarda il trading euro-dollaro. Se alla fine della settimana la gamba Kyushu rimane più basso il massimo rispetto alla gamba precedente e più basso il minimo rispetto alla gamba precedente, con buona probabilità abbiamo a che fare con il cambio del trend per un periodo un po' più lungo. Grazie per l'attenzione, volevo solo sottolineare che il servizio delle analisi settimanali, ogni domenica di solito ci incontriamo presso Vision Forex, troverete tutti link sotto il video e anche il corso, se a qualcuno è interessato, corso Ichimoku avanzato, cioè quello che si basa sui libri di Ichimoku e non solo sulla mera interpretazione dell'indicatore. Grazie per l'attenzione e buon trading a tutti. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.